Bene, abbiamo un sottofondo di cardinali e vescovi canterini, sono stati loro, hanno fatto la fumata bianconera. Bianconera. Bravo, bianconera. Ci siamo già capiti. Qui abbiamo un ragazzo che, oltre che essere simpatico, solare, è Carlo, lui è campione nazionale, ha vinto l'ultimo campionato. Sì, abbiamo vinto l'anno scorso con l'Albese, squadra in cui gioco ancora anche quest'anno. Abbiamo rivoluzionato un po' la formazione, ma siamo sempre lì pronti a difendere il titolo. Allora, facciamo una cosa, noi è un programma, come ti dicevo, che parla di arte, di musica e di eventi in Piemonte. Abbiamo anche poi il nostro, diciamo, referente, lui è un po' il papà di queste zone, ecco. Allora, però volevo chiedere, da persona purtroppo non molto informata, non come età, se stavo già offendendo, cioè, è lo zio. Allora, intanto una squadra di pallapugno di quante persone, quanti, diciamo, atleti è formata? Allora, atleti che stanno in campo sono 4, quindi un massimo di 4 giocatori in campo. Poi c'è la panchina che può essere composta da 4 giocatori al massimo sempre, però solitamente ci sono 4 giocatori in campo e una riserva, che è un po' quello che fa, nel caso qualcuno si faccia male o cosa, interviene nei vari ruoli. C'è il direttore tecnico, l'operatore atletico e fisioterapista e accompagnatore. Fisioterapista, donna? Abbiamo un fisioterapista maschio, va bene lo stesso. No, per stavolta va bene. Allora, ti lascio con Carlo. Lo zio Carlo. Va bene, sì, zio Carlo, anche perché mi ricordo di avere assistito a partite di tuo papà quando aveva la tua età negli anni 80, quando ero direttore della rivista federale all'epoca, quindi c'è una continuità generazionale. Comunque tu sei l'astro nascente della pallapugno. L'anno scorso hai vinto, diciamo, in maniera molto tranquilla, ma al tempo stesso, diciamo, quasi prepotente il campionato. Chiaramente quest'anno sarà difficile riconfermarsi o no? Ma sicuramente sarà difficile, perché riconfermarsi in tutto è sempre difficile. Oltretutto noi l'anno scorso avevamo una squadra forse un po' più di prestigio dal punto di vista dei singoli giocatori, nel senso che avevamo una spalla che aveva vinto 7 campionati, un terzino che ne aveva 26, quindi nomi altisonanti. Quest'anno la società ha puntato su altri ragazzi giovani come me. La spalla sarà Nenad Milosiev, che è appunto del 93, il terzino largo Bogliacino, che aveva giocato con noi già 3 anni fa in Serie B e 2 anni fa in Serie A. E siamo una squadra al 50%, quindi nuova, dobbiamo trovare un po' i nostri meccanismi e automatismi nel campo, e naturalmente partiamo con tanta umiltà, perché sappiamo che ripetere l'anno scorso sarà difficile, però siamo qui per far quello, quindi ci proviamo. Sì, l'Albese da sempre è stata una delle società guida della pallapugno, quindi c'è anche una responsabilità nel difendere questi colori, perché Alba è sempre stata un po' considerata la capitale della pallapugno. Sì, Alba con il suo Sferisterio, il Mermet, è proprio il centro della pallapugno, e quindi è sempre un orgoglio scendere in campo e vestire i colori dell'Albese. Sicuramente sarà un motivo di orgoglio in più, cercheremo di portare, di tenere il nome di Alba sulla vetta della classifica, e niente, spero che il prossimo anno saremo di nuovo qua a fare l'intervista nuovamente da campione d'Italia.